Incontriamo oggi la figura di San Tommaso d'Aquino, uno dei più grandi geni della cristianità, il più grande filosofo cristiano del Medioevo, nato a Roccasecca nel 1226, lo stesso anno in cui moriva San Francesco d'Assisi. San Tommaso d'Aquino studiò a Parigi e a Colonia. Entrò nell'ordine dei Domenicani, fondato da San Domenico di Guzman, e poi insegnò all'Università di Parigi e di Napoli. Scrisse tantissime opere, tra cui la Summa Theologiae e la Summa Contra Gentiles. Morì nel 1274. Dante sale al quarto cielo, che è quello del sole, ove si trovano le anime dei sapienti. Dante vede una prima corona circolare che gira per 3 volte, e Dante è preso dal desiderio di conoscere l'identità delle anime che adornano quella bella ghirlanda di luci. Ecco che, mosso da carità, un santo parla con Dante e si presenta come appartenente all'ordine dei Domenicani, dopodiché esplicita la sua identità. È San Tommaso d'Aquino. L'importanza della filosofia tomista all'interno della Divina Commedia è davvero grande. Abbiamo visto come l'intero purgatorio sia strutturato sulla filosofia tomista, perché l'amore può sbagliare per malobietto, oppure per poco vigore, o ancora per troppo vigore. Quindi la strutturazione del purgatorio, secondo i 7 vizi capitali, è proprio fondato sulla morale di San Tommaso. Ma tutta la Divina Commedia è pervasa dalla filosofia tomista. Nel primo canto del Paradiso, Dante scrive che le cose tutte quante hanno ordine fra loro, e questa è forma che l'universo a Dio fa somigliante. Tutto l'universo è bello, e questa bellezza è il sigillo di Dio. Quindi esiste una via pulcritudinis. Questo pensiero è proprio simile a quello che San Tommaso presenta all'interno della sua opera. Tutta la commedia è pervasa del pensiero tomista. E Dante, incontrando le anime sapienti, vede questa ghirlanda di luci che sono i santi. E San Tommaso presenta gli altri santi che sono con lui presenti in questa ghirlanda. Tra questi, senz'altro, Pietro Lombardo, che commentò le sentenze dei padri della Chiesa, Salomone, di cui San Tommaso afferma che non nacque nessuno più sapiente di lui. E poi fondamentale è Severino Boezio, l'autore del De Consolatione Philosophiae, quell'opera che fu alla base della scrittura, della vita nuova. La filosofia appare al filosofo Severino Boezio come una bella donna, che insegna al filosofo la verità. Tante sono quindi le anime sapienti e San Tommaso si presenta come appartenente ad una comunità. È bellissima questa dimensione del paradiso in cui l'uomo si compie, perché il santo è colui che compie totalmente la sua umanità e la compie all'interno di una comunione con le altre anime, una comunione d'amore. E senz'altro, questa idea della disposizione delle anime, a ghirlanda, le 12 anime disposte a ghirlanda, proviene dalla ravennità del paradiso, ovvero quando Dante scrive i canti del paradiso si trova a Ravenna e lì può contemplare i bellissimi mosaici. E tra questi mosaici, senz'altro, Dante ha in mente la
corona, la ghirlanda costituita dai 12 apostoli. La ravennità del paradiso è presente in tantissimi canti e qui senz'altro possiamo dire che emerge in maniera chiarissima. E San Tommaso sarà l'interlocutore privilegiato di Dante perché cercherà di chiarire a Dante i dubbi che sono sorti nella mente del poeta. Ovvero Dante non ha capito San Tommaso quando San Tommaso ha detto «U ben si impingua se non si vaneggia». San Tommaso aveva esplicitato che apparteneva all'ordine dei Domenicani dove si ingrassa, si cresce bene se non si segue qualcosa che è vano. E ancora San Tommaso aveva detto non nacque il secondo. San Tommaso vorrà esplicitare e chiarire i dubbi di Dante e quindi nel canto undicesimo prenderà la parola e racconterà come la figura di San Francesco è stato una figura determinante, colui che ha dato via all'ordine dei francescani. Ecco che San Tommaso aprirà questo bellissimo discorso sulla figura di San Francesco affermando che la provvidenza che governa il mondo con quel consiglio nel quale ogni aspetto creato è vinto, pria che vada al fondo, però che andasse ver lo suo diletto, la sposa di colui che ad alte grida gli sposò lei col sangue benedetto, in sé sicura e anche a lui più fida, due principi ordinò in suo favore, che quinci e quindi le fossero da guida. La provvidenza ha scelto due grandi capi. Questi due grandi capi sono San Francesco e San Domenico di Guzman e San Tommaso presenterà la figura di San Francesco di cui parleremo nella prossima puntata.